Questo è il mondo segreto di Marco, nel quale ha approfittato di me per arredargli tutta la sua casa. Proprio per questo sono andato a vendicarmi in una maniera molto particolare. Infatti gli ho rubato il suo mondo andando dentro casa sua. E no, non parlo di questa, ma di questa. Però prima di partire vi ricordo di lasciare un bellissimo like, se avete voglia pure di premere il pulsantino bianco qua sotto, che non costa nulla. Ma detto questo, andiamo a goderci lo spettacolo. Ma Marco, ma dove cavolo siamo finiti? Cos'è sto mondo? Sexono, questo è il mio mondo privato, segreto, che nessuno mi fa mai, capito, no? Ma perché hai creato un mondo segreto, scusa, senza dirmi nulla? Senza, perché te lo devo dire? Questa è la domanda, vabbè, scusami. Ma perché mi sembra giusto che noi condividiamo le nostre cose? Cioè, tu sai... Condividiamo le nostre cose? Allora, ogni cosa che condivido con te salta in aria dopo un giorno, quindi, ecco, già è tanto che sei qui. Ma no, questa è ancora intatta, l'ho appena scoperta ed è ancora intatto appunto, questo mondo. Appunto, lascialo così e mettiti le mani in tasca. Ma sono già in tasca, senti, comunque, allora, mi potresti dare almeno qualcosa nella tua vita? No, no. Come no? No. Ma una spadata ti posso dare. Dammi qualcosa. No, mi dispiace. Ma almeno mi fai un tour di questo mondo? Guarda, sì, vieni, ti mostro la tua nuova casa. Vieni, vieni. La mia nuova casa? Ecco, tieni, in mezzo ai maiali. Sei serio? Sì, dai, vabbè, dai, sto scherzando. Vieni, questa è casa mia. Ok, bella casetta. Mi piace. Ma scusa, hai uno scheletro in casa? Sì, è mio amico. Amico che lo uccidi. Ok, sì, va bene. Non serve più. Qua il magazzino. Vabbè, dai, alla fine è molto carina come casetta. Neanche troppo complessa, semplice. Però esatto. Secondo me dovresti arredare meglio. Poi l'uovo del drago messo qua a caso. Va bene, ok, basta, non me ne frega nulla. Ciao. Aia, non mi uccidere però. Mamma mia, che cattiveria. Poi altro, è solo la casa in sto mondo? No, tante altre cose. Vedi il beacon, vedi lì la struttura del warden. Perché hai fatto un warden in miniatura? Un baby warden? Fatti gli affari tuoi. Oh, vabbè, comunque poi è qua il portale. Bello sto portale, mi piace Marco. Molto ti carino. Piace poi anche la farm. Tante cose, okay, Zexon, mi piace bello. Costruire più o meno. Vabbè, dai, no, però ti dico, in confronto ai tuoi altri mondi che hai costruito nella tua vita, questo è il migliore. Lo so. Ecco perché vabbè, è segreto. Vabbè, qua si va nel void, scusa. Cioè, questa caverna va un bel po' in profondità. Ma sì, è la mia caverna. Vabbè, se vuoi andare, boh, non so se ti conviene, però. No, sì, no, vedo che va un bel po' in profondità. Non ci tengo, sai? Esatto, e ti conviene rimanere qui. Guarda Marchesino, salutalo. Oddio, Marchesino, ciao. Penso che sia arrabbiato. Marchesino non lo tocchi, hai capito? Oh. Ora torni, chiedi scusa a Marchesino e poi allora puoi... Allora, chiedi senti. Scusa. No, chiedi scusa. Ok, scusa. Però metti la cuccia. Sta fermo. Oh, ok. Allora, senti, mi dai un'armatura in diamante almeno? Allora, vieni qui, dai, ti do la mia armatura, vieni. Finalmente, era ora che me la davi, Sì, ma l'armatura in diamante, nulla di che, tieni. Comunque qualcosa, dai. Non hai più bene, degli strumenti. Adesso devi farmi un favore, stai zitto, devi farmi un favore. Devo farti un favore, scusa. Vedi tutta la mia casa? Arredala. Ma come arredala, scusa? Senti, quante case mi hai fatto saltare in aria? Tante. Ecco, vuoi farti perdonare? Vai ad arredare, muoviti. Guarda te, arrivo in questo mondo come ospite e mi metti subito a lavoro? Ti sembra giusto? Esatto, certo che è giusto. Guarda quante case mi hai fatto saltare in aria. Basta, guarda. Stai zitto e lavora. Me la pagherai, lo sai, vero? Ma che ti devo pagare? Dai, stai zitto, su. Guarda, ringrazia che oggi mi sento più gentile del solito. Almeno mi dai degli strumenti con il quale posso scavare. Strumenti? Guarda, è una bella armatura, è del legno. Vai, inizia degli strumenti in legno. Oh, io te li rubo. Dai, stai fermo, non rubare nulla. Vieni qui, mamma vedi mia, che piagnucolone. Su, sgancia. Facile, allora, sgancia per favore, si chiede prima di tutto. È che sei il mio capo, mo? Assolutamente sì. Tieni e stai zitto, vai a lavorare. Va bene, come vuoi. Ah, guardate cosa mi tocca fare. Bene ragazzi, essendo che noi abbiamo preso una semplice armatura in diamante, ma quanto pare a Marco non gli va bene che noi la prendiamo così a gratis, e proprio per questo ci ha dato un po' di lavoro da fare, ovvero recuperargli, diciamo, molti materiali per costruirgli la sua nuova casa, o per meglio dire il suo nuovo arredamento della sua nuova casa. Direi che sicuramente partirei col prendere dei materiali all'interno del suo magazzino, almeno così partiamo da una base, ecco. Allora, io ho rubato un po' di materiali, quindi direi che questi ci possono bastare per arredare un minimo questa casa, e anche se a me dispiace, mi toccherà usare del rosso, perché se gliela faccio gialla sicuramente mi fa volare dalla finestra. Quindi ora arrediamo un po' questa casa.
Bene ragazzi, casa arredata, tanto io arredo solo questo piano. Spero che gli basti avanzi. E ora andiamola a chiamare e vediamo se gli va bene. Marco, Marco, Marco. Oh, che succede? No, ma perché devi attaccarmi? Mi chiami, mi strilli, urli, che vuoi? Allora, ho finito di arredare il casa tua. Fammi andare a vedere, guarda se non è bella ti ammazzo, te lo dico. Ma come? Cosa vuol dire? Sta zitto e fammi andare a vedere. Allora, devo dire bellina. Molto bella. Ci sta. Questo piano mi piace molto. Fammi vedere no, la parte di sopra. No, gli altri non li ha arredati. Stai scherzando? No, Zixon, gli altri piani. Io ti ho detto tu. Va bene, guarda, forse me la... Non lo so, ci devo pensare se me la faccio passare proprio così liscia. Fammi pensare un po', in realtà non c'è molto da addobbare, dai, però... penso che ti vada allora, bene allora, così. Zexon, quante case mi hai griffato? Da 1 a 10, secondo te, quante me ne hai griffate? Tante. Bene, no, non ti devo fare perché scappi, per dove vai? Perché dove mi piace va? Quando inizi così. No, vieni qui, Zexon, ti devo dare una cosa molto bellina. Ma cosa vuoi? Sai che c'è? Ti sei divertito molto a griffarmi le case, a fare Marco ridi mentre io ricostruire le case. Marco, niente, ma non devo dirti nulla, ti do un regalino, vieni. No, Marco, cosa vuoi? Non ti piacciono i regali? Dipende che regali. Una spada in netrite. Nelle tue mani non mi piace. Una spada in netrite per te, Zex, sono tutta per te. Dove vai in casa? Chiudi. No, Marco, aspetta, Marco. Marco, zitto. Non ci credo. Okay. Così impara a griffarmi le case. Ah, che bello. Bene, ragazzi, ci ha uccisi, ci ha esiliati, ci ha umiliati dal suo mondo. Beh, secondo voi a noi ci può andare bene così? Ovvio che no. Proprio per questo, quello che farò sarà andargli a rubare il suo mondo. In che maniera? Semplicemente entrandogli in casa nella vita reale. Allora, signori, in questo momento sono pronto per andare a casa di Marco. Mi sono preparato. E quello che faremo sarà andare a casa di Marco, perché gli dobbiamo rubare il mondo che abbiamo visto poco fa. Quindi sì, una missione alquanto complessa, ma che grazie a questa chiavetta lo potremo fare. Sì, diciamo che sto andando a Roma principalmente solo per questo motivo. Quindi sì, ci vediamo direttamente a casa di Marco, perché questa chiavetta gliela devo inserire nel PC. Quindi sì, dovrò anche creare un diversivo se non rompo la chiavetta prima. Quindi sì, ci vediamo a casa di Marco. Bene ragazzi, ho trovato l'inquadratura perfetta per vedere la camera di Marco. Il problema è che in questo momento mi devo nascondere, perché se mi dovesse vedere è finito il piano. Quindi, teoricamente, la camera di Marco si dovrebbe situare esattamente in quella zona là. Ora, il problema è arrivarci, perché non è troppo facile. Devo entrare prima in tutta la sua casa e poi là. Ora, questa è sicuramente una delle missioni più difficili. Comunque sono nascosto dietro una balla di fieno, non fatevi domande, è l'unica cosa che ho trovato. E sono in mezzo a un campo, quindi sì, molte cose strane. E c'è anche molto vento. Comunque, ora devo capire precisamente dov'è la sua camera, perché finché non vedo qualcosa non è possibile. Ora, vedo qualcosa ragazzi, vi faccio vedere. Ragazzi, è appena uscito Marco, guardatelo là. Ora devo stare attento a non farmi vedere, perché se mi si dovesse vedere è finita. Ok, attenzione. Ok, quindi ragazzi, ora io devo arrivare in quella camera senza farmi vedere. E forse ho un'idea anche per questo. E magari leviamoci dal campo, che non è la migliore situazione. Ok ragazzi, in questo momento dovrei essere davanti alla casa di Marco. Infatti ora sono davanti al suo cancello. Non mi sembra di vederlo. Come vedete, questa è la casa di Marco. Ora lui dovrebbe stare in una di quelle stanze, o per meglio dire sul lato. Ma ora il mio obiettivo è entrare al suo interno. Proprio per questo dobbiamo avvicinarci a quel cancello, perché mi sembra che c'è un modo per entrare in casa di Marco, perché lui dovrebbe aver lasciato le chiavi qua. Quindi proviamo a vedere. Vedete ragazzi, qua ci sono le chiavi. Ora devo riuscire a prenderle. Quindi proviamo, grazie alla telecamera. Perfetto. Quindi vediamo se sono quelle giuste. Vediamo. Proviamo a inserire magari così. E ci siamo. Ok, ora addentriamoci all'interno. Ok ragazzi, in questo momento dovremmo essere realmente all'interno di casa sua. O per meglio dire, questa qua dovrebbe essere la porta in cui lui abita. Quindi ora quello che dobbiamo fare è provare ad aprirla. Ok, quindi entriamo. E ora dovremmo andare esattamente in quella porta lì. Ricordiamoci che la missione più importante è non farci scoprire da Marco. Quindi addentriamoci piano piano e vediamo se riusciamo. Ok, qua abbiamo pure la chiave. Quindi proviamo. E siamo dentro, ok. Ora chiudi. Teoricamente lui sarà il cane, infatti sentite. Siamo all'interno del nostro mondo, che ovviamente sto creando per una specie di video e mi devo portare avanti. Quindi sinceramente, ora come ora, voglio intanto illustrarvi tutto quello che sto facendo e piano piano mostrarvi più del progetto. Ora qui c'è il mega portalone. Non vi voglio... Entriamo facendo silenzio. Ok,
Lui è qua che sta reccando. Quindi quello che facciamo noi è andare di qua. E ora dobbiamo uscire da qua per vedere camera sua. Ok, quindi apriamo. Ragazzi, quello che sto facendo è incredibile, ma comunque ora silenzio perché Marco dovrebbe essere qua. Quindi entriamo. Ok, sentite quanto è più forte qua? Lui dovrebbe essere, eccolo. Aspettate, apro. Voglio in realtà fare anche allenamento, abbiamo pecore, maiali, mucche. E ovviamente volevo fare un piccolo allenamento. Vedi che sta registrando. Chiudiamo. E ora ragazzi dobbiamo trovare un modo di farlo uscire da camera sua, in modo che noi possiamo entrare e divertirci come più vogliamo. Il problema è proprio riuscire a entrare. Ok ragazzi, ora che sappiamo cosa sta facendo, dobbiamo addentrarci esattamente in camera sua. Questa è la parte più difficile. E come facciamo? Molto semplicemente, ovvero in questa. Qua almeno 7, almeno un 10 me ne voglio portare. Qui, e ora ci dobbiamo nascondere, non ci deve vedere, quindi mettiamoci qua. Che aspetta che mi ha... Che mi ha... Che mi ha bussato? E ora vi lascio solo a voi vedere, ok? Che dice? Sembra che ho sentito un rumore solo da solo in casa. Questa zona qui non riesco a capire in realtà. Sai chi c'è? Da solo in casa? Secondo me bisogna vloggare, ragazzi. Non si sa mai perché. Controlliamo in bagno. Salve, questo sono io. Il problema è capire da dove è venuto questo rumore. Andiamo a controllare fuori, va? Prima però di andare di là, voglio vedere se effettivamente qui c'è qualcuno. Perché, guardate qui quanto verde. Quindi apriamo e andiamo a vedere. Ok, con calma perché sai che c'è. Ok, chiudiamo con tutta la calma del mondo. Ok ragazzi, in questo momento uscito da camera sua per andare a controllare cosa sia stato quel rumore. Quindi in questo momento ci addentriamo dentro camera sua. E ora è il momento di divertirci. Quindi chiudiamo in modo da non far rumore. E ora signori siamo in camera sua. Quindi adesso inizia la vera parte divertente. Perché ora, grazie a lei, andremo a rubare il mondo di Minecraft. Che come vedete è anche bello aperto qua, pronto per noi. Quindi ora, cosa principale, dobbiamo trovare il suo PC, che è esattamente lì. E ci dobbiamo andare a inserire questa chiavetta precisamente qui almeno. Ok, perfetto. E ora dobbiamo solo rubargli il mondo. Ok, quindi ragazzi, in questo momento ci troviamo all'interno del suo mondo. Come vedete sono effettivamente io, sono Marco in questo momento. Proprio per questo ora quello che dobbiamo fare è uscire dal mondo, chiudere tutto. E ora andare a prendere il file di gioco. Quindi apriamo qua la cartella, andiamo in Minecraft Saves. Ora allo stesso tempo apriamo la nostra chiavetta USB, ovvero il disco D, ovvero questo. E dobbiamo andare a trasferire questo mondo, lo copiamo e lo andiamo a incollare dentro la nostra cartella. A questo punto, una volta che quest'ultimo sarà copiato, possiamo semplicemente eliminare definitivamente il suo mondo, in modo che nel suo PC non ci sia più. E a questo punto la nostra vendetta arriverà nel preciso momento in cui noi estraremo la chiavetta. Quindi mi sembra abbastanza tutto vuoto, quindi rientriamo dentro. La cosa strana, sapete qual è? È che è giorno. Di solito di rumori mentre sono dentro casa, di giorno non se ne sentono meglio, più o meno. Quindi vorrei o andare a controllare verso fuori, dentro qui, in questa porta che ancora non ci sono andato. La situazione mi sembra abbastanza tranquilla, non vedo nulla anche in quel campo enorme. Quindi l'ultima stanza che mi rimane da controllare in realtà è il secondo bagno di casa. E dopodiché direi che ci siamo, meglio, non... mi sembra a posto. Ok, ora andiamo a riaprire Minecraft perché ora lui era nel mondo. Proprio per questo dobbiamo far capire che noi non abbiamo combinato nulla. Quindi andiamo in un single player, creiamo un nuovo mondo, lo facciamo super piatto. E ora andiamo a prendere un po' di ossidiana, anzi no, prendiamo la black concrete. Andiamo a circondare completamente Marco con la black concrete, quindi in questa maniera. Quindi creiamo una stanzetta molto semplice che sembrerà che sia nel void. Ora andiamo a mettere una pressure plate in questa posizione, una iron door perché lui vorrà uscire, quindi approfittiamo del fatto che lui vuole uscire per ingannarlo. E qua sotto andiamo a riempire tutto di TNT. E a questo punto ci mettiamo belli in sopravvivenza davanti a questa porta. E ora dobbiamo solo andare a recuperare la nostra chiavetta. Estraiamo subito immediatamente la nostra chiavetta. Ora andiamo a prendere la nostra chiavetta che è esattamente in questo punto, la andiamo ad estrarre. E ora grazie a questa dobbiamo solo scappare da questa stanza senza farci vedere da Marco. Quindi accendiamo la luce, andiamo ultima stanza che sarebbe il bagno. Tranquillo, voglio riaffacciarmi per l'ennesima volta qui dove posso vedere e mi sembra abbastanza tranquillo. Quindi chiudiamo la finestra. Per il resto
sono tranquilla, o meglio, per il momento. L'unica cosa che non mi torna è che questa porta in realtà era aperta. Ok ragazzi, ora che abbiamo questa dobbiamo solo scappare, quindi come siamo entrati usciremo. Perché è chiusa la porta? Penso che non usciremo così. Allora ragazzi, ho un'idea. Qua dobbiamo uscire dalla finestra, quindi tiriamo immediatamente su qua, ok? Questo spazio ci dovrebbe bastare e ora usciamo così. Quindi attenzione, saltiamo qua. Ok ragazzi, ora me ne devo andare, quindi l'unica scelta è saltare giù da qua. Quindi niente, saltiamo. Devo fare una cosa. L'unica soluzione è prendere questa chiave, chiudere questa completamente. Chiudo in modo che qui non può entrare nessuno e con questa chiave aprirò la porta. No, no, non dalla finestra, sono usciti. Ok, ok ragazzi, ora via, fuga. La chiavetta l'abbiamo, quindi ora dobbiamo solo andarcene. C'è un problema, finestra aperta e... Che cosa c'è nel mondo? Facciamo una cosa, per sicurezza questa la chiudo. E adesso che cos'è che c'è nel mondo? Perché c'è una... Ma... il mio intero mondo! Ma... Signori, finalmente sono tornato a casa. Ora non rimane altro che inserire questa chiavetta in questa maniera dentro al nostro bellissimo computer. E adesso, come per magia, avremo il mondo di Marco all'interno del nostro PC. Bene ragazzi, ora che abbiamo il suo mondo non ci rimane altro che semplicemente andarlo ad inserire all'interno della nostra cartella dei mondi. Basta avviare il nostro Minecraft e ora, andando sui nostri mondi, come vedete abbiamo la Marcus Land 2.0. Quindi entriamoci e godiamoci il suo mondo. E signori, eccoci qua all'interno del mondo di Marco, dove ora possediamo noi tutti i suoi averi e tutto quello che era in questo mondo, perché lui non lo ha più. L'unica copia di questo mondo esistente l'abbiamo noi. E beh, penso che ora vorrà delle spiegazioni. Marco, caro mio. Ma la mia armatura, Zexon? La tua armatura? E soprattutto il mio mondo, perché non è più nel mio PC? Zexon, che hai combinato? Di cosa stai parlando? Lo sai benissimo di cosa sto parlando. Ma beh, potrei avertelo rubato. Come hai fatto, scusami, senza nulla? Era il mio mondo. Era il tuo mondo? A me sembra che è il mio mondo. Ridammi tutto, muoviti, dammi la mia armatura. Da oggi in poi, Marco. Tuo? Stai scherzando? Zexon, non toccarlo, che ci ho messo un sacco a farlo. Perché non posso? Perché non puoi? Perché se lo fai davvero sei un cattivo amico, se mi distruggi di nuovo tutto il mondo. Sono un cattivo amico, sono un cattivo amico. Ma Marco, ma questo non è più il tuo mondo? Questo è sempre il mio mondo, solo che adesso è in possesso di qualcuno un po' stupidino, ecco. Non mi sembra che qualcuno qua abbia il mondo. La unica copia di questo mondo ce l'ho io. Lo so, appunto, muoviti, ridarmelo e dammi tutto. Sai che non te la ridarò mai. Va bene. No, allora nulla, ti devi muovere a darmela. Marco, allora ascolta un po'. Ma sai che ti dico? Tipo questa qua non sarebbe male. Cioè, no. Vedi perché, poi, vedi perché ti inizi ad odiare. Vedi perché, stai fermo. Poi, anche l'uovo dell'Ender Dragon. No, metti l'acqua. Ah, che bello, dimmi che l'ho salvato. Hai salvato l'uovo, ma non ti sei salvato te. Zexon, dai, smettila per favore. Sei ancora in tempo per finirla. Smettila. Sono smettila, ancora in tempo per finirla. Smettila. Fammi prendere l'uovo. Dove è andato? L'uovo? Vabbè, allora lo so, sarà fuori. No, voglio prendere l'uovo, Dove diavolo è l'uovo, mu? Là. Sto finendo le parole. Non mi toccare, sto per morire. Non ho ancora finito, Marco. Dai, però dai, stai esagerando, davvero. Smetto di non toccare il muro. No. Di un bel Zex, ci ho messo un sacco, per favore. Ci ho messo un sacco, smettila. Wow, ma ci hai fatto pure lo scheletro. Sì, appunto, vattene. No. Ti potessi creeper in testa. Bravo, creeper. Vedi, pure il mondo è contro di te, Marco. Non è che il mondo è contro di te, che se tu sei... Vabbè, sto zitto, guarda. Beh, dai, Marco, ma cosa vuoi che sia? Cosa vuoi che sia? No, nulla, sono giorni e giorni di lavoro, non ti preoccupare, Io me ne devo andare. Sono tuoi giorni di lavoro, no? Complimenti.
Aia, da quando sei stupido manco ti sei accorto che ero morto. Vedi, vedi perché poi io ti trollo. Jackson, sta zitto, non è vero nulla. Ma che poi che, scusami, anche se muoio, ormai il mondo è tuo, che posso fare? Ah, anche se prendo tutto. Che cosa vuoi fare? Allora, non ti dispiace se lo faccio scoppiare del tutto, tanto ormai. No, tanto, cioè, sì, è vero, tanto ormai. Come si dice, ho fatto 30, fai 31, no? Allora diciamo addio pure a tutti i tuoi animali? Va bene, tranquillo, poi diciamo addio anche alla nostra amicizia, che ne dici? Vabbè, ah, no. Marco, dai, è solo un leggero scherzo. Leggerissimo, leggerissimo. Vai, 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 tanto non ti che devo fare? Non posso né fermarti, non posso fare nulla. Ma in realtà potresti provare a fermarmi, eh. Come ti provo a fermare se... vedi, vedi perché? Forse in un futuro molto lontano puoi tentare di fermarmi. Va bene, complimenti. Però l'importante è che non mi tocchi il portale del Nether. Ah, ok, aspetta che lo vado a distruggere. No, no, questo no, questo no, questo no. Oh, è come se lo faccio scoppiare. Così, così, oh, là. No, no, no. Facciamo scoppiare tutto per benino. Oh là. Vabbè, vuoi fare altro? No, dimmelo, eh. Ma sì, guarda, ti dico, sai che ti dico? Beh, perché non andare così? Ah, proprio incredibile, hai capito. Ah, sì, 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 sì. Beh, sai, essendo che non è il mondo mio, posso attivare tranquillamente i cheat, no? Sì, sì, tanto poi me lo ricostruire tutto obbligatoriamente. Sì, sì, te lo ricostruirò tutto. Aspetta e spera, Marco. Ok, inneschiamo tutto. Ma no, Marchessino, no. Questo non si tocca. Marchessino, vieni con me, vieni. Ma Marchessino, lo so, è stupido quello, lascialo stare. Vieni ma con me. Ma sai che Marchessino ora no, è mio, no, vero? No, che cosa, cosa? No, 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 no. Questo sta con me e lo lasci qui, punto. No, 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 non vuole venire con me, beh. No, no, Marchessino no, Zexon no. No, stai esagerando. Stai esagerando. No, 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 dai, dai, però pure con gli animali. Guarda, guarda che schifo di umano che sei. Guarda, guarda. Beh, dai, penso che la mia missione sia abbastanza completa. Ah, va bene, Zexon. Guarda, ti rendi conto di quanto di, sei ridicolo. Guarda che stai facendo. Guarda, guarda, il mio, la mia casa, il mio... Tutto hai fatto volare, tutto. Allora? Allora? Come allora? Ti devi vergognare e basta. Ascolta, io non sono così tanto cattivo come ti sembra. Oddio, mica tanto, eh. Beh, sì, ok. Del tuo mondo non è rimasto quasi nulla. Ma in realtà devi sapere una cosa. Ti avrò pur rubato il mondo. Ma questa è una copia. L'originale è ancora intatta. Stavo sudando, Jackson, va bene. L'importante è che intanto... Siamo sicuri? Sì, sì, siamo sicuri. Però c'è un piccolo problema. Quale sarebbe? Non tornerà mai nelle tue mani. Come no?